Il protagonista si presenta come un perfetto visionario e proprio per questo si attira spesso le prese in giro dei coetanei. Con il suo atteggiamento indisponente da adulto appare diverso rispetto agli altri bambini, ma allo stesso tempo desideroso di conoscere la storia del suo popolo che sente raccontare al nonno e alle anziane del paese. Da bambino, infatti, mentre si trova tra vecchi della zona ad una grande fiera, vede o crede di vedere l'aquila con due teste, l'inverosimile volatile dalle piume verdi e blu, robusti becchi ricurvi e artigli rossi che si librava nell'aria liberamente con movimenti maestosi. Tornata a casa, la ragazzina racconta l'accaduto alla madre, la quale pensa che sua figlia abbia davvero visto le fate. Gli abitanti di Hora però non vi credono, iniziano a considerare Beatrice come una pazza e deridono il suo atteggiamento, a tal punto che dopo qualche mese la soprannominavano Beatrice delle fate, ma lei se ne infischiava e parlava delle fate con le fate.